prego sul podio per la classe 1006 del gruppo E2SC. Prima Fabieschi Ferragina, seconda Paola Ammirante Nicola. Eccole tutte e due. 1006, motore moto. Eccoli lì. Buongiorno. Francesco sul podio del primo classificato. E Nicola sul podio del secondo. Bravissimi. Complimenti. Una bella gara a tutti e due. Noi vi aspettiamo nel 2023 per la 42esima. Grazie Francesco. Intanto. Grazie Ammirante. La due è saluto. Davide, poi vieni. Vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Parcheggiati qua. Sì, sì. Non assoluto. Arcangelo Malaffori. Saluto, abbiamo Giovanni Cassipa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramozzino. Carmelo Scaramuzzino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. E aspettiamo il quinto assoluto, Dario Gentile. Fa sentire doc Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sina, oggi quarto assoluto, Francesco Leolande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Leolande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassipa. Dopo la prova, se si ritrova, oggi ha tirato fuori un bel risultato. Bravo Samuele, terzo classificato. E grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla Sila. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten, grande top ten. Al vertice della top ten, primo assoluto della 41esima Coppa Sina, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che va pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti. Bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Bisasi, anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina, andate via perché siamo stanchi. Un attimo, la Presidente vi vuole salutare.
Beh sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia, e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.